tanta fruga nella vita tra le cose buone. La puntina pesa le dita, canta una canzone. La forchetta si spacca la schiena come la formica. La puntina come le cicale non cicale mica. Prova a mangiarci sotto le stelle senza il canto delle cicale. È un artiglio che graffia la pelle, il giradischi che scava il finale. La forchetta avvolge la vita, è la trama che scorre e respira. La puntina balla sulle punte, vola leggera sul mondo che gira. Roberto, che fai? Pacca, è male. Se magari non tornerò, vorrà dire. Puoi entrare dentro, puoi fare qualcosa. Fagli vedere, fagli fare un. Ti sta facendo vedere che guarda il buco della serratura. Torna indietro, fagli un zoom in e un zoom out. Tornerò da lei. Dai, del resto mi fa lo stesso prezzo, ci giurerei, ma mi incanto come cantaste. Sigue cantando, por favor, gli risposi, beh, grazie. L'associazione nasce nel 1986, ma nel 1984 io occupo questi locali dove oggi c'è il CIS all'interno, e quindi l'associazione Handicap Noi Altri Onlus. Quindi nasce l'associazione nel territorio per dare un supporto e un sostegno a tutte le famiglie che hanno un problema di disabilità. Ma io vengo già da un'esperienza simile, che è Capodarco. Quindi io entro a Capodarco nel 72, cerco di captare tutto quello che il nostro fondatore Don Franco Monterubianeso ci insegna per poter uscire fuori di Capodarco e portare un messaggio di speranza, un messaggio di vita, un messaggio di far uscire i disabili dall'isolamento. Noi siamo 18 famiglie della comunità di Capodarco che viviamo qui nel territorio. Noi siamo un'associazione di 2000 famiglie circa. Noi cerchiamo in qualche modo di dare alle famiglie informazione su quelle che sono le leggi, su quelli che sono gli aspetti sanitari.